Buongiorno a tutti, apre con questo convegno la seconda edizione del Festival della Professione Giornalista. Abbiamo inteso aprire il Festival con questo convegno sulle stragi perché a nostro parere è importante capire se la stampa, se l'informazione in generale funziona a servizio della democrazia e quindi a servizio della verità, oppure, come talvolta è successo nella storia d'Italia, abbiamo avuto insomma una stampa che è stata piuttosto intesa a scoprire la verità invece che scoprirla ed essere a servizio dei giornalisti, della verità dei cittadini. Per questo abbiamo invitato la presidente dell'associazione Strage di Ustica, Daria Bossietti. Abbiamo una rappresentante dell'associazione 2 agosto 1980 Strage di Bologna, Cinzia Venturoli, che è anche una storica oltre che membro dell'associazione. Quindi dopo glielo spieghiamo. È membro dell'associazione. Poi abbiamo la signora Greitner, che invece è una rappresentante dell'associazione Ilaria Alpi, a parlare insomma a favore o contro la stampa. Abbiamo dei protagonisti, giornalisti, colleghi dell'epoca, Luigi Spezia, a moderare abbiamo Serena Bersani, che è anche una giornalista che si è occupata sto benissimo qui. Di alcuni processi relativi a queste stragi. Tra pochi minuti arriva invece Libero Mancuso, che è un magistrato che si è occupato di alcuni di questi processi di appello. Grazie e buona continuazione. Grazie, buongiorno, non è acceso, eccola. Buongiorno a tutti. Mi pare di capire che si vorrebbe cominciare con un filmato da far vedere, no? Non era così? Sì? Quello è un filmato, però non è detto che lo si debba far vedere, dicevo, se ci sarà spazio, se ci no, sarà facciamolo modo. Vedere, quanto dura? Vabbè, anche lungo, quindi non lo so, insomma, vediamo un pezzettino, se volete, per introdurre del ruolo dei giornalisti. Esatto, per introdurre il tema, solo per questo. No, siccome vabbè, i temi sono tanti, quello ovviamente sì, uno solo. No, questo è uno, però già da poche battute di quello che dice Cossiga si capisce. Quindi è un'intervista... Fatta da Giampiero Marrazzo. Fatto da Giampiero Marrazzo a la Repubblica, della Repubblica Cossiga in che anno? Nel 2007, nel 2008, adesso vediamo, si potrebbe essere più precisi, comunque forse 8. Dichiarazioni che lui aveva fatto lungamente in quei giorni, in quel periodo, prima per radio, a una trasmissione radiofonica, poi per televisione, aveva rilasciato. Aveva rilasciato interviste in questo senso e Giampiero Marrazzo ha solo voluto raccogliere tutto l'intero della sua dichiarazione, insomma, di quei giorni. È una dichiarazione importante perché? Ah sì, è vero, molti di voi sono moltissimissimissimo giovani e quindi non possono ricordare. È una dichiarazione importante perché era lui, insomma il nome so che lo conoscete, presidente del Consiglio nel 1980, il 27 giugno, e quindi era deputato, se fossimo stati in un paese civile, a sapere e conoscere il giorno dopo cosa successe nei nostri cieli, così non fu. E poi perché fu anche per 7 anni, come sapete, presidente della Repubblica dall'85 al 92, e lui sostenne sempre la tesi ufficiale, come dirò dopo velocissimamente, che appunto avevano raccontato i nostri militari al governo, al Parlamento, a chi dovevano, che era stato abbattuto per cedimento strutturale. Nel 2007, questa era la tesi ufficiale del nostro paese nei confronti di questa vicenda per lunghissimi anni, nel 2007 era già cambiato tutto, era già intervenuta invece una sentenza di un giudice, ma in ogni caso Cossiga rivendicò queste cose. Speriamo, vi è andato solo una pillola di questo documentario che è abbastanza lungo, possiamo riaccendere le luci e intanto salutiamo il dottor Libero Mancuso, che è arrivato con noi e che è stato pubblico ministero in inchiesta per la strage di agosto.
Direi che possiamo partire da Daria Bonfietti per chiederle, appunto, preso spunto da questa pillola di questo filmato, che ci racconta delle cose importanti. Intanto che già 10 anni fa si sapevano delle cose fondamentali dette non appunto dall'ultimo dei cittadini, ma da quello che era stato il primo dei cittadini e poi, come ha detto lei, era ministro dell'interno nell'estate del 1980. E che era il giudice del Consiglio. Era presidente del Consiglio, scusa. E che il giudice priore, in seguito a queste affermazioni, riaprì il caso, però mi pare che delle affermazioni così gravi, così importanti, nate anche dall'impegno dei giornalisti che in questo filmato, io sinceramente non l'avevo mai visto, raccontano anche un po' il loro lavoro, un po' come avviene nei film americani di oggi, no? che raccontano il loro lavoro. Ecco, come mai ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere, di richieste giornalistiche, di risposte date a domande che finalmente vengono fatte alle persone giuste e che però... Sì, grazie intanto per avermi invitato, per averci invitato, per avere ancora voglia, anche voi, associazioni e giovani, studenti o insegnanti o professori dell'Università di Bologna, di continuare a dare, a prestare attenzione a queste vicende che sono ormai così lontane nel tempo, insomma, no? Ecco, il taglio che avete dato voi a questa iniziativa è rispetto al ruolo della stampa in queste vicende, insomma, no? E allora io ho portato, avendola lì, questa cassetta, ce n'erano tante altre delle possibilità, ma insomma mi era venuta in mente questa per mostrare l'importante ruolo che in questo caso ha avuto Giampiero Marrazzo, ma insomma che hanno avuto dei giornalisti per riprodurre quello che in quel momento l'ex presidente Cossiga andava dicendo, rilasciando interviste, qualche radio, qualche televisione, ma insomma questo lavoro, come vedete, riesce a mettere insieme tutto il senso del suo dire in quel momento, ed è stato molto importante, sempre per rimanere su questo argomento, ha permesso, ed era il 2007, quando ormai, se riesco poi ci ritorno, in campo giudiziario era finito tutto, nel senso che il processo penale, in sede penale a Rebibbia, a Roma, che aveva visto processati i capi dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che erano stati rinviati a giudizio per alto tradimento, pena che va fino all'ergastolo, quindi si è potuto fare il processo anche dopo tanti anni, virgola, bene, erano stati processati, era stato fatto il primo grado, il secondo grado, il terzo grado, finito quindi l'attività giudiziaria e per quei militari quantomeno non si sarebbe più potuto, come mi insegna il magistrato dottor Mancuso, che saluto, riaprire, rivederli, risentirli su questa vicenda in alcun modo, almeno io la leggo così, e comunque così è andata temporalmente. Francesco Cossiga ha cominciato a raccontare questa sua verità, che è appunto quella di dire non 1980 quando lui era presidente del Consiglio e quindi avrebbe dovuto sapere cosa succede nei nostri cieli se qualcuno ci fa la guerra, magari meglio che il presidente del Consiglio se lo impari, lo sappia, banalizzo e scherzo per capirci. E invece lui non ha mai rivendicato di sapere nulla quella notte se non quello che gli ha detto i suoi militari, cioè cedimento strutturale, virgola. Dopodiché nel 2007 dice, no, in effetti, questa è la drammaticità della sua dichiarazione, in effetti dall'85 l'ammiraglio Martini, capo del SISMI in quel momento, dei nostri servizi segreti, mi diceva che erano stati i francesi ad abbattere il 19 dell'Italia. Lo addebita quindi a notizie che lui ha saputo dai servizi segreti che quella era la... Allora, per noi che siamo anziani, 85 vuol dire
prima di tutto nel senso di prima dell'inizio, dell'inizio in quel momento, ed è per questo forse che anche le sue parole sono date in quel modo nell'85, perché era l'inizio di questa nostra battaglia, del tornare, cioè di essere riusciti a far tornare l'attenzione su questa vicenda, era l'85. Bene. E nell'85 lui comincia a dire queste cose, però non c'era altro, non c'era il relitto, non c'era un'indagine, non c'era nulla. E già lui in quel momento poteva dire che un capo dei servizi gli diceva che era stato abbattuto da un missile. Se l'avesse detto il giorno dopo a chi di dovere, sarebbe cambiato tutto. Detto questo, è così. Lui nel 2007 dice che nell'85 qualcuno gli diceva che fossero stati i francesi che volevano ammazzare, abbattere l'aereo del leader libico Gheddafi, eccetera, eccetera, eccetera. E precisa, forse non l'abbiamo sentito lì, ma è la parte importante, direi, di quelle sue dichiarazioni, è stata questa anche, che il pilota dell'aereo francese, una volta tornata sulla porta aerei, e ci dice per la prima volta, noi che dopo abbiamo letto tutto e stavamo nel 2007 già leggendo e facendo di tutto e di più per leggere quello che c'era, per la prima volta, quindi non l'aveva detto nessuno, neanche il giornalista che aveva fatto lo scoop, che aveva immaginato, che nessuno ne aveva parlato in questi termini, lui per la prima volta dice, e il pilota dell'aereo francese quando torna sulla porta aerei, il giudice Priore non ha mai trovato elementi per dire che c'era una porta aerei, tante volte l'ha cercata ma non li ha mai trovati, nel senso che c'erano aerei che partivano dal mare, non si capiva da dove nascevano e chiaramente dovevano nascere da una porta, ma non era mai stata. Lui lo rileva e lo rivela così tranquillamente, tornando sulla porta aerei, continua in questo suo modo assurdo e allucinante, il pilota, una volta venuto a conoscenza di quello che era successo nei nostri cieli per errore bla bla bla, si suiciderà. Allora, capite che non è una cosina da poco che non si possono rilevare questi elementi. Tutto ciò, e smetto, ha permesso questa vicenda, ha permesso ai magistrati della Repubblica, ai PM romani, a cui si faceva riferimento anche Priore, dicendo magari ci guarderanno, no? Sentiva che diceva. Riaprirono le indagini, perché come vi dicevo era tutto finito, il livello penale era finito, il processato chi dovevi processare, come andate andate, era finito. Con queste dichiarazioni i PM romani hanno riaperto le indagini, perché non erano dichiarazioni da poco, qualcuno che coinvolge paesi stranieri nella responsabilità di un abbattimento di un aereo civile, non è poco. Bene, sono state fatte quindi, per essere brevissimi, rogatorie, ovviamente dopo la riapertura delle indagini da parte dei PM romani alla Francia, per non perdere anche all'America, intanto che c'erano, gli hanno richiesto altre cose, perché sempre brevissimamente voi dovete sapere che comunque, al di là di quello che ci hanno raccontato poi per rogatorie a questi paesi, la presenza dei loro aerei nel cielo di Ustica quella notte c'era, data per certa da un giudice della Repubblica che l'ha potuto scrivere nelle sue carte, nella sua sentenza. Vi erano aerei americani, aerei francesi, aerei belgi, c'erano tutti, aerei tedeschi e aerei forse libici. Ecco, allora, all'interno di queste presenze non si sa chi ha fatto cosa, nessun giudice riesce a concludere dicendo è stato lui, eccetera. Cossiga ci dice sono stati i francesi, la nostra magistratura va a chiedere ai francesi, i francesi rispondono più o meno picche, per essere veloci, cioè alle rogatorie che il nostro paese ha fatto su questa tematica ultima delle dichiarazioni di Cossiga non hanno dato grandi risposte esaustive. Hanno solo permesso, se dobbiamo dire che qualcosa è successo, dopo nostra richiesta, richiesta sempre dei giudici, che i nostri giudici andassero, pensate, nel 2008, 2009, forse anche 2010, a interrogare gli avieri di turno a Solenzara, la base della Francia in Corsica, base che ovviamente essendo lì, come voi capite, io continuo a dire, se i cittadini francesi pagano le tasse sarà anche perché la Corsica, se arriva la guerra, possono essere messi a conoscenza che qualcosa succede nel Mediterraneo anche contro la loro nazione. Bene,
sempre per scherzare, per sdrammatizzare un po'. Quindi è ovvio che la Francia, attraverso Solenzara, vede per principio, per compito, non so come dire, vedere quel che succede nel Mediterraneo, nel Tirreno, eccetera. Aveva sempre risposto che Solenzara, al giudice degli anni, che quando gli faceva richieste, chiudeva alle 17 del pomeriggio, facendo scoppiare l'ilarità dei più, nel senso che è impossibile, insomma, no? Che una base militare chiuda come l'ufficio postale alle 17, cioè se viene la guerra più tardi io non vedo, non sento e non guardo. A noi ci hanno detto anche che sì, di tutto, le satellite si chiude anche lui, momento, è andato a prendere il caffè. Siamo a questi livelli. Ecco, pur essendo questi livelli, più tardi, dopo in queste rogatorie dal 2007 in poi, fu permesso ai magistrati di andare a interrogare, gli è stato dato un elenco, gli abbiamo dato noi veramente l'elenco delle persone che erano là, gli abbiamo solo chiesto, ce le lasciate andare a interrogare. Quindi il lavoro, ancora una volta, di giornalisti ha permesso di mettere insieme i nomi di chi stava a Solenzara, di giornalisti, non di me. Questo è importante, l'indagine che anche i giornalisti, lontanissimo dal tempo, possono fare. Questi giornalisti hanno detto c'era Tizio Caio Sempronio a lavorare, allora il giudice ha chiesto posso andare a interrogare Tizio Caio Sempronio e ci sono andati. Allora erano livelli di presenze non troppo altissime, non era il generale di turno, erano i lavoratori della base di Solenzara e molto non hanno potuto aggiungere, ma hanno aggiunto che dalle 17 del pomeriggio a notte fonda hanno lavorato. Poi non hanno detto abbiamo abbattuto 32 aerei, 44 caccia, 32 eccetera, ma intanto hanno, come dire, sbugiardato le menzogne della Francia. Questo abbiamo in mano adesso, dopo le dichiarazioni di Cossiga, ancora sul tavolo dei nostri PM romani. Per concludere, perché ve l'ho fatta lunga, usando però questa presenza importante, come ben capite, dei giornalisti e dei giornali, questa vicenda è andata un po' sempre così. All'inizio 1980 la presenza dei giornalisti, dei giornali, delle indagini che il giorno dopo, tanti giorni, per diversi giorni dopo sono state fatte e l'attenzione dei giornali è stata grande ed è stata continua in alcuni di loro per tutti questi anni, penso, e non è inutile citarlo perché lo conoscete già, ad Andrea Purgatori che sul Corriere della Sera, non sul giornalino liberetto di via Solferino di Bologna, per dire, non un giornalino qualsiasi, ma sul Corriere della Sera, ha sempre detto dal giorno dopo e in tutti gli anni successivi che quell'aereo era stato abbattuto da un missile. Lui aveva avuto notizia da amici dentro, eccetera, eccetera, quindi è andata avanti la sua indagine di giornalista, trovando addirittura, come le dicevo, anche i nomi dei presenti a Solenzara per poterli dare a un giudice. Quindi un lavoro di grande serietà professionale alla quale io credo di poter dire Andrea Purgatori ha dedicato tutta la vita. Sapete che è stato anche lo sceneggiatore del film I muri di gomma negli anni 90, eccetera. Allora, dopo un periodo però devo dire che l'attenzione su questa vicenda è scemato, certo che chi doveva dire, cioè le autorità dicevano cedimento strutturale e quindi dopo un po', capite, gli aerei cadono negli anni, due anni, tre anni, quattro anni, l'attenzione non c'è più stata e nessuno ha fatto, ecco, in quel momento anche i giornalisti, eccetto Andrea Purgatori, hanno un po' mollato, insomma non hanno fatto indagini, ricerche che potessero riportare. Poi sulla vicenda è tornata l'attenzione dall'85-86 in poi, noi siamo riusciti a fare tante cose, come sapete, indurre la magistratura a cominciare le indagini che non erano state fatte, eccetera, eccetera. E lì, devo dire, sinteticamente, sempre se ci riesco, i giornali di nuovo dall'86 in poi sono stati cassa di risonanza di quello che avveniva. I media sono stati importanti e cassa di risonanza di quello che recuperavano il relitto, lo raccontavano, eccetera. Le trasmissioni, il telefono giallo è stata utilissima, perché ha telefonato anche quello che stava a Palermo e ha detto sì, io c'ero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, importantissima. Paradossalmente, pensate, una volta arrivati, e quindi per tutto il periodo 90-99, quando Priore finalmente lavora seriamente, fa indagini di tutto e di più, il relitto, perizie su perizie, sempre seguite dalla stampa,
generali incriminati di alto tradimento nel corso degli anni sono stati, come dire, ben seguiti dalla stampa in queste loro... Fino al 99. 99 il giudice priore consegna la sua sentenza ordinanza di 3.400 pagine e dice, non ve le racconto tutte, ma due righe sì, che ovviamente so a memoria e cito sempre, l'incidente, il 19, l'incidente è occorso a seguito, qui scriveva ancora in questo modo un po' lontano, è occorso, bellissimo. È una scrittura meravigliosa, bisogna leggere. Allora, l'incidente è occorso a seguito di azione militare di intercettamento. Il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Guerra di fatto e non dichiarata. Nessuno ci aveva dichiarato guerra nel 1980. Dice alcune altre due cose, poi conclude: nessuno ha dato alcuna spiegazione. Questa è la verità sulle cause dell'abbattimento del 19 e 27 giugno 80. Dicevo, grande casino all'inizio, il giornale, bla bla. Paradossalmente, dopo non c'è stato l'attenzione che a mio avviso avrebbe potuto e dovuto esserci ancora. Perché? Perché tutti hanno detto, beh vedi, ma tanto lo sapevamo già, no? Perché quando io parlo con qualcuno dico, beh sì, è stato battuto, ah beh, ma lo sapevamo già. No, non lo sapevamo, sapevamo che era cedimento strutturale per le mie istituzioni. E io non posso inventarmi che invece io ho pensato che è stato un missile, o qualcun altro delle istituzioni me lo dice con la stessa autorevolezza che deve avere per potermelo dire, oppure per me era cedimento strutturale. E insomma, in questa cosa che comunque tutti lo sapevano che era stato un missile, si è un po', come dire, abbandonato la tensione. E quindi per tutto il periodo del processo, che è stato 4 anni a Rebibbia di primo grado, processo d'appello con tutta la sua corte, con tutti i suoi giudici popolari, 2 volte la settimana per 3 volte al mese, oppure 2 volte al mese per 3 volte la settimana, non mi ricordo mai, ma insomma un casino di volte, Roma è lontana, e gli avvocati non sempre, eccetera. E l'attenzione anche dei giornali non è stata. Insomma, è un po' finita nel dimenticatoio, fino alle sentenze finali, assolti, non assolti, prescrizione, non prescrizione. Ecco, io pensavo che lì, una volta che sapevi che ti avevano abbattuto un aereo civile e non sapevi chi era stato, di quelli che comunque sapevi chi erano, anche la stampa avrebbe potuto, pensate, lo dico io, ma insomma, senza reprimere troppo, anche la stampa avrebbe potuto avere un ruolo diverso, di maggiore, come dire, inchiesta, dai francesi, come ci sono andati qualche anno fa, dopo che Cossiga ha detto queste cose, sono state fatte delle... filmati che non ho portato anche da parte di giornalisti francesi. Sì, anche loro se ne sono ben interessati, poco voglio dire, no? Sono pur sempre stati bene, e questo è quello che rilevo. C'è stato un po' di assuefazione. E allora io capisco che gli anni passano e la beltà cancella, come diceva quello, però è anche altrettanto chiaro che la presenza della stampa e della denuncia che la stampa può contribuire a fare, per esempio della inanità, non so come altro chiamarla, della presenza e dell'attività del governo del mio paese nel chiedere con forza a questi paesi, perché come capite, insomma, ormai giudiziariamente parlando, più di così non si può fare, no? Adesso o ci va la politica a chiedere perché non mi dite perché l'avete battuto, bla bla bla, oppure drammaticamente abbiamo storie recenti che inducono a pensare che o c'è un impegno politico serio, no? E quindi di richiesta con, io dico sempre, con la volontà di farsi rispondere, non solo per richiedere. Cioè, io voglio che tu mi risponda, e se non mi rispondi qualcosa devo dire che faccio, no? Questo è. Certo, ringrazio Daria Bonfietti per averci sintetizzato così in pochi minuti una vicenda appunto che dura da 37 anni, di cui sappiamo una verità che però insomma alla fine non siamo mai andati all'incasso di questa verità. Mancano gli autori. Ecco, mancano gli autori. E giustamente rilevava forse un calo di attenzione da parte dei media, della stampa, nelle ultime fasi, un po' perché è anche difficile per i giornalisti seguire un caso che dura
da 37 anni, cioè anche i giornalisti invecchiano e quindi c'è un logorio, però è pur vero che se le inchieste giornalistiche possono arrivare a far dimettere un presidente degli Stati Uniti, come accade con Nixon, forse si poteva fare di più anche in questa situazione, sicuramente poteva fare di più, credo, anche la politica nel rivendicare la verità a uno Stato estero, e forse anche i cittadini potevano essere sensibilizzati di più e meglio per, insomma, ribellarsi al fatto che c'era stata una guerra di cui non avevano avuto contezza. Vorrei magari chiedere se voleva intervenire anche il collega Luigi Spezia su questo tema, che è un collega che a Repubblica a Bologna ha seguito per moltissimi anni la cronaca giudiziaria, quindi ha seguito molti dei processi che ci sono stati, soprattutto quelli del 2 agosto che sono stati celebrati a Bologna. Se ha qualche osservazione da fare rispetto alle parole di Ilaria Bonfietti o anche su altro. Sì, buongiorno. Certo, dunque, giornalismo d'inchiesta oppure giornalismo di cronaca, no? Normalmente si distinguono questi due aspetti. Chi fa la cronaca segue ciò che avviene giorno per giorno, quindi è costretto ad andare a seguire dei tempi, dei modi, dei dati dal tempo, quindi c'è un processo, uno va a seguire un processo, dopo il processo c'è una sentenza, dopo la sentenza c'è da sentire le reazioni del pubblico ministero piuttosto che dei parenti delle vittime, cioè, questo è il giornalismo di cronaca che ho fatto io e che non è un giornalismo di inchiesta, cioè non è un giornalismo di approfondimento. E proprio il giornalismo di approfondimento invece è quello che si, cioè il giornalismo di cronaca è importante perché naturalmente comunica alla cittadinanza, ai cittadini, ciò che avviene, e questo è un dovere da fare, cioè va a informare i cittadini degli avvenimenti volta per volta che avvengono, cercando di rispettare chiaramente la veridicità dei fatti. Quindi un dovere di informazione preciso, e su questo che i giornali italiani non si sono mai sottratti. Non ho sentito dire no, i giornali che hanno nascosto, io credo che nessun giornale abbia nascosto nulla o abbia diminuito molto l'importanza di questi fatti. Però credo che può darsi che invece, come diceva Dario Bonfetti, sia più o meno un attimo l'attenzione dal punto di vista dell'inchiesta, di approfondire temi che erano stati sollecitati proprio dalla sentenza ordinanza del 2021. Su questo posso essere d'accordo. Però chi fa il giornalismo di cronaca non ha tempo, perché questo è un fatto da sapere, non ha molto tempo poi da dedicare. Se uno deve sapere tutto il giorno, cioè insomma, seguire quello che avviene giorno per giorno, dopo non ha tempo per fare i grandi scenari. Andrea Purgatori, forse purtroppo ce ne sono pochi, e Andrea Purgatori naturalmente è stato un personaggio molto importante in questa vicenda di Ustica, e è un bel esempio di giornalista. Però io voglio dire un'altra cosa: c'è inchiesta e c'è contro inchiesta. Cioè il giornalismo di inchiesta spesso può anche essere fuorviante. E qui introduco il rapporto con la strage del 2 agosto. Il dottor Mancuso, che è mio fianco, ha mandato a processo due terroristi criminali e li ha fatti condannare per la strage del 2 agosto. Ma negli ultimi anni, è montato una campagna di opinione in Italia che invece contesta l'esistenza di questo processo. E quindi introduce altri scenari, ma soprattutto personalità importanti, anche i giornalisti hanno lanciato l'idea che Fioravanti e Magro non sono responsabili di questa strage. E qui che quindi nasce anche la controinchiesta. Allora, un giornalista che presenta qualsiasi inchiesta per andare a vedere le ragioni di Magro e Fioravanti è un giornalista buono o cattivo? Cioè l'inchiesta giornalistica ha questi limiti, che può portare anche a false verità, può portare anche a delle tesi che possono essere, possono contraddire la verità giudiziaria, quindi c'è una dialettica costante tra questi due aspetti, bisogna stare attenti quando si parla di giornalismo d'inchiesta, perché a volte il giornalismo d'inchiesta, anche pur essendo positivo,
dico, può andare anche oltre, cioè fare ipotesi, perché questo caso di determinismo è stato verificato, ma in altri casi l'inchiesta può portare a delle verità. Quindi deve stare anche una certa attenzione in questo senso qua. Io credo che il compito del giornalista sia anche la prudenza nel trattare certe materie, perché può portare a delle false illusioni. Sono assolutamente d'accordo con il collega Spezia, fra l'altro ha introdotto uno dei temi su cui volevo fare una domanda ai nostri ospiti, che è proprio quello dei